che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze, che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze, che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze, che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Ed eccoci insieme alla Alessia Bonatti, siamo nella sala consigliare della prefettura, un appuntamento importante, una presenza molto, molto rappresentativa. Qui abbiamo una partenza per delle dimostrazioni atletiche di grande livello. Se ce ne vuol parlare, Alessia? Sì, tre nostri atleti della Polisportiva Spezzina, Gianmaria Xianax, Giulia Carlini, Simonetta Pozzi, parteciperanno ai giochi mondiali invernali Special Olympics che si svolgeranno dal 25 gennaio al 6 febbraio a Pyeong in Corea del Sud. Un evento grandissimo, più di 3.000 atleti provenienti da tutto il mondo, quindi per noi è una grande soddisfazione. Gianmaria fa parte della squadra di floor hockey, e Giulia Carlini si cimenterà invece nello sci alpino e Simonetta Pozzi gareggerà nei 100 e 200 corsa con le racchette. Beh, vediamo già questi ragazzi presenti a varie partenze, Olimpiadi in Grecia, siamo ritornati con delle medaglie. Oggi si riparte all'avventura di queste grandi e importanti rappresentative, perciò un grande lavoro per questi ragazzi. Il calendario presentato che poco, possiamo vedere così le loro fotografie mentre scorrono le giornate, una bellissima presenza. Eh sì, direi di sì, devo dire che ormai la Polisportiva sono 20 anni che fa attività sul nostro territorio provinciale, ma non solo, perché insomma tutte le attività che sono state fatte, i giochi che abbiamo organizzato sono veramente tantissimi. Oggi premieremo anche appunto medaglie di ritorno dei giochi nazionali di Merano, dove sono svolti appunto i giochi invernali e dove i nostri ragazzi hanno vinto tantissime medaglie, sempre supportati da Cari Spezia, che ci dà veramente un supporto enorme da tutti i punti di vista, quindi devo dire una grande collaborazione da parte di tutti. Una presenza importante, oggi allora questa presentazione e poi il via. Questi ragazzi, ognuno è stato allenato da qualche personaggio particolare che già milita nello sport normale. No, i nostri atleti sono seguiti dai nostri educatori, nella fattispecie praticamente Lucilla Geraci e Francesco Moroni hanno seguito i nostri ragazzi, la Simonetta Pozzi, Giulia Carlini si è allenata sulle piste della Doganaccia e anche Gianmaria Xiana è seguito sempre da Lucilla Geraci e Francesco Moroni in palestra, insomma hanno seguito quindi un percorso di palestra e poi andavano a allenarsi sulle piste del Cerretto diciamo le domeniche che poteva essere praticabile, perché poi là non nevica mai. Allora, alla presentazione e il via a questa grande avventura. Un saluto particolare alla cittadinanza. Va bene, io vi ringrazio tanto, insomma, ti feriamo tutti per i nostri atleti, insomma, da Spezia alla Corea del Sud. Grazie. Ringraziamo l'Alessia, tanto vediamo la sala. Simonetta gareggerà i 100 e 200 metri di corsa con le racchette.
prefetto della Spezia, che è sempre presente per le nostre grandi partenze, per i nostri grandi eventi, che ringraziamo naturalmente. Bene, buonasera a tutti. Sì, la nostra Presidente sottolinea questa mia emozione. Effettivamente ogni volta che partecipo a un'iniziativa di Special Olympics è sempre un piacere stare con voi, vedervi e condividere le vostre gioie e la vostra partecipazione. Io credo sempre al vostro giuramento di Special Olympics e quindi anche questa volta sono certo che farete di tutto per al meglio, al massimo delle vostre possibilità. Questo in Corea del Sud, così come avete fatto in occasione dei giochi a Merano. Quindi ancora complimenti, un fortissimo in bocca al lupo e poi arrivederci al vostro ritorno. Piacevole fare il direttore sanitario. Vi ringrazio per l'invito e soprattutto ringrazio i rappresentanti dell'ANFAS, che è una realtà con cui noi collaboriamo da anni in maniera positiva, che ha avuto grande disponibilità anche rispetto a tutte le problematiche che abbiamo avuto negli ultimi anni, che adesso in parte sono risolte, in parte ancora rimangono in sospeso. Questa è una giornata estremamente positiva dal nostro punto di vista. Normalmente quando ci incontriamo perché ci sono dei problemi, no? Problemi economici, problemi di convenzioni, problemi. Ecco, finalmente oggi qui c'è il piacere di vedere risolti alcuni problemi, anzi una realtà diciamo estremamente positiva da un punto di vista della socializzazione, anche da un punto di vista quantitativo, perché tre rappresentanti in una realtà come quella spezzina, su ho letto 57 mi sembra, fanno sì che percentualmente probabilmente la Spezia sia una delle più rappresentate a livello diciamo italiano. Mi complimento con i tre rappresentanti perché deve essere degli azzurri, essere nazionali e andate a rappresentare l'Italia. Quindi voi avete raggiunto quella che è comunque l'ambizione della maggioranza. Io sono stato sportivo, ho cominciato 50 anni fa, parliamo di un'altra era, però è chiaro che l'ambizione di tutti sarebbe stata quella di vestire la maglia azzurra, voi avete l'onore di farlo. In questi momenti è facile fare, diciamo, della retorica, no? Però le emozioni che ci ha dato questa, diciamo, bellissima proiezione, l'emozione che ha dato voi vi aspettiamo al vostro ritorno perché ci diate ancora delle emozioni, ci facciate vedere cosa avete fatto nelle vostre gare, siete andati a rappresentare ovviamente l'Italia, ma anche tutti noi che vi sosteniamo, che siamo qua, che lavoriamo con voi, assieme a voi, assieme ai vostri rappresentanti, e al ritorno, comunque sia andata, avrete vinto, avremo vinto noi con voi, vi aspettiamo con le vostre proiezioni e per magari così festeggiare qualche medaglia. Si sa di cosa si sta parlando e questo è un grande passo avanti.
grande percorso, e va tutto merito ovviamente di Alessia, delle sue, di tutto il gruppo che sta lavorando veramente bene. Maurizio. Maurizio è stato il presidente del Panathon della Spezia ed è stato il primo Panathon al mondo ad avere voluto inserire all'interno del proprio club tre nostri atleti speciali. Quindi io ti ringrazierò per sempre, Mauro, di quello che hai fatto, dell'intuizione che hai avuto, e ti lascio la parola appunto per un saluto ai nostri meravigliosi atleti. Buonasera a tutti. No, sono io che ringrazio voi. Che tanto ci danno, quindi siamo noi a dover ringraziare. Ci danno anche dal punto di vista sportivo, nel senso che si vedono in loro proprio quelli che sono i valori dello sport, non hanno le malizie che purtroppo spesso ci fanno vedere lo sport in maniera un po' diversa da quello che dovrebbe essere. Io sono particolarmente felice di essere qua oggi perché stiamo parlando di un campionato mondiale che Spezia ha tolto sono dei mondiali, non ne ricordo più negli ultimi anni, quindi questo ribadisco quello che ho detto, non voglio per la nostra città. Sapere che sono dei ragazzi che se ne vanno a onorare la nostra banda, che correranno per la nazione, correranno per la squadra, correranno per loro, gli chiedo di correre anche un po' che per me. Quindi io posso che fare gli auguri miei di tutto il club, non soltanto Spezzino, in particolare regionale, perché noi al nostro interno, a livello di Stato Italia, abbiamo un savonese che si occupa parecchio di quelli che sono gli sport cosiddetti disabili, che per me disabili non sono. Vi chiedo solo di portare, come ha già portato bene, quindi ripeto, sarà portato bene per gli europei, il nostro grande atleta alle gare, chissà che non gli spinga mai un pochino di più. Grazie a tutti. Bene, nel frattempo è arrivato anche il nostro sindaco, ciao Massimo, e quindi insomma, penso che un saluto. Allora, questa avventura bellissima, continua. Fate sempre vivere delle cose nuove, delle bellissime emozioni. E adesso insomma so che tre spezzini, tre del nostro territorio, ci rappresenteranno questa ulteriore pagina molto bella delle Special Olympics. Insomma, noi siamo molto orgogliosi per quello che voi avete fatto e poi per questa storia che ci ha coinvolto così fortemente come comunità. È una delle cose più belle che io ricordo negli ultimi anni, quello che avete combinato voi in vari momenti, ma poi soprattutto insomma quelle giornate, ecco, quelle giornate che hanno appunto permesso alla nostra città di fare quella bellissima accoglienza e di passare quelle giornate così intense, così belle, così emozionanti. Per cui insomma, come si fa a non essere grati per questa grande soddisfazione che ci date e per questo bellissimo esempio che ci portate. No? Riuscire a mettere insieme questi valori così belli, così significativi e tra l'altro anche così importanti in un momento come questo, perché questo è un momento un po' particolare per la crisi, ma non solamente per la crisi economica. Ecco, poter fare riferimento a dei valori che sono quelli classici dello sport, no? Della lealtà, dell'impegno, della fatica, però anche quelli della solidarietà e dei diritti, ecco, e della ricerca del benessere, della ricerca della felicità, no? Perché poi dopo c'è tutto questo in quello che voi fate. E poi quell'altra grande e bellissima cosa che è lo stare insieme, la socializzazione. Non credo che ci siano tante cose che si possono mettere insieme di così significativa importanza come quelle che voi riuscite a fare con questa bellissima, bellissima davvero avventura che continuate, state continuando così bene. Io vi ringrazio, che cosa posso fare?
grazie a voi. Tutto il nostro staff ha dato disponibilità sempre a 360 gradi per fare questo, e quindi noi ci auguriamo di proseguire. Bene, adesso Gian Maria, siamo pronti alla partenza, cosa dici? Una bella cosa succederà oggi? Dovremo divertirci, star bene, no? Sì. Tu sei contento di partire? Sì. Bene. Simonetta? Che è venuto a seguire con me, che mi ha dato conforto, poi anche i miei tecnici, Francesco, la Lucilla, poi Sandro, poi anche la mia famiglia che mi guarda da casa, quindi mi ha conforto anche la mia famiglia. Detta che vado in Corea, e è il mio sogno andare in Corea, e questo sogno a me che mi Alicia, e grazie a Francesco e anche a Daniela che mi hanno a vivere bene. Grazie a mio babbo che mi ha insegnato anche da piccola. E basta. Sì, perché il papà di Giulia e Giovanni è insomma un bravo sciatore che l'ha seguita in tutti questi anni. Devo dire che insomma ci sono stati dei risultati così ottimi e grazie anche al papà. Nel frattempo è arrivato Marino, che penso che questo palazzo Marino potrebbe parlare da solo di tutte le nostre partenze, vero? Il nostro primo fan Special Olympics sul nostro territorio, primo che nel 2007, è vero, fino a Natale. Aveva detto sì, organizziamo i giochi, è vero, con questa vena di pazzia, accomuna forse a volte. No, io mi scuso per il ritardo, naturalmente saluto con l'emozione che merita questo evento, insomma la vostra partenza per la Corea. Saluto questo evento nel quale riusciamo a sentirci un po' importanti come città e come territorio, perché guardate che non è una cosa di poco conto. C'è 3.000 atleti di 100 paesi del mondo, 3 di questi 3.000 provengono dalla Spezia, sono 3 di voi. Guardate che è un risultato impensabile, straordinario. Siamo una porziuncola di popolazione, una porziuncola di territorio, e riusciamo a mandare 3 atleti a partecipare ai campionati del mondo in Corea. Che cosa vuol dire questo? Che cosa c'è dietro a questi 3 atleti? C'è il ringraziamento che ha fatto lei. C'è innanzitutto la famiglia vostra, la famiglia di ognuno di voi, che ha creduto nelle vostre possibilità. E poi c'è il mondo, l'universo di Alessia, una famiglia più grande, che ha fatto il principio, che si è messa lì a sistema, che ha provato a mettere a sistema la volontà, la determinazione di ognuna delle vostre famiglie, e ne ha fatto una scuola, ne ha fatto un modo di vita, ne ha fatto un insegnamento. E poi ha fatto un'altra cosa importante, ha offerto questo insegnamento a tutti noi, alla comunità, agli amministratori e agli altri cittadini, perché ha capito che questo modo di essere, di crederci, di potercela fare, di essere famiglia, una famiglia più grande che la mette insieme, l'ha offerta alla comunità nostra, provinciale, comunale, ha provato a farci capire che ognuno di noi poteva, attraverso questo esempio, questo modo di crederci, di stare insieme, di fare, che poteva offrire questo esempio a ognuno di noi, a ogni amministratore, a ogni persona che ha una responsabilità, ma anche a molti altri, perché la responsabilità in questo mondo, la responsabilità civile, non ce l'hanno solo gli amministratori, ce l'hanno tutti i cittadini. Noi viviamo in un mondo che ha fatto un po' in fretta a dire la colpa è sempre, può darsi che la colpa sia un po' degli amministratori, ma molta colpa ce l'hanno perché tanti cittadini gliel'hanno delegata, hanno pensato che dovessero pensare loro anche per gli altri. Scusate questa cosa che è una deviazione, però io vi dico questo, che con qualche soddisfazione siamo riusciti a sistemare i problemi del passato. Che qualche anno fa sembrava anche la partecipazione ai campionati del mondo, perché è più bello il risultato collettivo, che qualche anno fa abbiamo cominciato coi primi, no?
con una lancia che diceva le medaglie del campionato, sembrava che abbiamo un campione, c'erano due campioni, ma far nascere davvero una scuola dove che dopo uno l'altro, che ogni campionato del mondo riusciamo a portare degli atleti nostri, vuol dire che questo mondo si è allargato, che possiamo davvero rappresentare nel sistema paese un'eccellenza per ciò che facciamo qua. E perché voi siete un esempio civile, voi intendo in senso lato, io sento sempre, voi vi chiamo Alessia, insomma, senza offesa per gli altri, perché è un mondo che si identifica in modo chiaro, un mondo di disponibilità con il lavoro di una persona che sa vivere la dimensione dentro di voi e che sa rappresentarla con lo stesso successo al di fuori, ogni volta che incontra, perché è un po' la pierre del vostro mondo, insomma, è lei che tiene le relazioni con tutto ciò che sta fuori della vostra organizzazione. E quindi il mio ringraziamento, se va a voi, devo obbligatoriamente andare anche a lei, e quindi gli dico ancora una volta grazie Alessia. Enorme che abbiamo all'interno dell'ANFAS, perché come dico sempre, no, se io sono qua è perché ho vicino a me tante persone che quotidianamente mi aiutano e credono poi in quello che facciamo. C'è Pino Costa, Elisabetta Podestà, Daniela, Lucilla, Francesco, il mio compagno Piero, Giancarlo, Maria Adele, insomma, e tutti i nostri volontari, Maria Rosa, Dario, insomma, tantissime persone che quotidianamente poi seguono i ragazzi al centro. Decathlon, un altro partner che durante i nostri giochi nazionali ci ha affiancato con i nostri atleti, ha pensato di fare un dono ai nostri atleti in partenza, un file. Io vi auguro questo file, ve lo stringerete forte forte, ci penserete quando sarete meglio lontani, e quindi vi ricorderete insomma, questa bella giornata che abbiamo fatto in occasione proprio della vostra partenza. Di Simonetta, lei, Simo, un bel applauso. Grazie ancora ragazzi. Bene, adesso proseguiamo invece. Bravi, sono bene. Ok. Ma direi ragazzi, dobbiamo fare le foto perché c'è la Nazione che farà un grosso articolo domani. Ringraziamo, dimentico sempre, la Nazione, il Secolo, tutti i network, le persone che comunque ci affiancano sempre in tutti i nostri eventi. Grazie veramente di cuore. Una grande manifestazione, una bellissima giornata insieme a questi ragazzi che esprimono sempre il meglio di se stessi tutte le volte che li interessiamo per gareggiare, per fare la loro performance. Hanno dato veramente dei grandi momenti felici per le vittorie che hanno ottenuto. Grazie ai genitori, grazie a tutti quanti. Qui termina così la manifestazione di questa giornata. L'ultima immagine che vediamo di questa giornata, una bellissima fotografia di ricordo per questa grande missione, una missione sportiva nella quale si mette in gioco l'esperienza e la grande qualità di questi ragazzi che sono riusciti a questa eliminazione. Grande inserimento in Corea, auguri, in bocca al lupo a tutti quanti.